Buongiorno ragazzi e bentornati su Game Revolution. Sì tesoro, si vola presto questa mattina perché oggi si lavora ancora e quindi purtroppo vi dovrò abbandonare a mezzogiorno / mezzogiorno e mezza, purtroppo per questioni lavorative, ma adesso concentriamoci sulle cose belle, ovvero sulle una quantità di pizza in faccia che ci prenderemo questa mattina. Siamo arrivati ad esplorare l'abisso. Concentriamoci. Siamo arrivati ad esplorare l'abisso la scorsa volta e non abbiamo ancora finito, anzi siamo solo che all'inizio e abbiamo fatto veramente un sacco di cose. Allora, voglio riguardare un secondo le cose che avevamo trovato la scorsa volta. Molto difficile reperire, sì, questo è materiale di creazione oggetti. Abbiamo trovato anche un talismano. Lancia attacco quando si verifica follia nelle vicinanze. Ok, benedici i nostri fratelli con l'uva. Bene cura fino alla piena maturazione. Vabbè, insomma, avevamo trovato un luogo pieno di pazzia, di follia, eccetera, eccetera. Se non sbaglio, qua non ci potevo andare. Col tizio globuloso. Esatto. Senti quanto è bello la parola globuloso. Allora, qui non ci possiamo andare. Se non sbaglio, perché queste sono tutte, diciamo, sono delle costoni di roccia. Esatto. Sono costoni di roccia, quindi non possiamo esplorare da quella parte. Quindi dobbiamo tornare verso questa zona qua. Se non sbaglio, da qua si prosegue in questa direzione. Qua invece da dove si va? Proviamo a seguire quest'altro percorso, quest'altro sentiero. Che cazzo è? Ah, è un teschio. Ok, ci siamo in. Ok. La zoccola gigante, come si dice a Roma. Io nel frattempo mi equipaggio con le magie più efficaci. Madonna quanto è forte quando è caricata. E poi è velocissima. Là c'è un oggetto. Questa è molto buona. Stabilità ci aiuta veramente. Esatto, ci siamo anche caricati le pietra della forgiatura funerea. Non sapete dove cazzo stiamo. Poi soprattutto, per quale ragione Torrent è spaventato da quest'area? Che ci sarà di così brutto dentro a quest'area, a parte la follia? Beh sì, effettivamente la follia deve essere un deterrente sufficiente per paventare Torrent. Cioè sei bellissimo. Ciao Andre! Tesoro, mi fate uno sciottino meraviglioso ad Andre? Che poi sarà difficilmente meraviglioso quanto lui, però... Come stare? Siamo stanchi. Allora, io personalmente sono a pezzi. Ho passato 2 giorni di lavoro abbastanza... Che caro, la verità. 2 giorni di lavoro abbastanza pesanti. Oddio, pesanti. Non più di tanto, neanche più di tanto, ma si torna... Non vedo l'ora di che sia domani. Domani, ragazzi, mi raccomando, io ci sarò la sera. Esatto, giustamente mi rilasso con un Souls. Ci sarò domani sera perché domani mattina ho un impegno. Quindi mi raccomando, don't mancate. Allora, comincio a stare nel letto per andare a fare colazione fuori perché finisco il caffè. No. Tu fai colazione qua. Fai colazione qua e se non è il caffè fai finta di berlo. Allora, penso... Allora, domani credo io ci sarò
per pomeriggio verso 8, ma pure prima forse. Esatto. Buono questo caffè invisibile. Oh. Vero? Caffè invisibile. Il caffè invisibile è buono qui. È buono qui. Ah, perfetto. Allora. Ma che bello i miei messaggi che vengono valutati. Salve, signor fantasma. Erba. Vediamo un po'. Allora, qua, a quanto sembra, abbiamo visto le cose che c'è, ma questo... Esatto. Oh, salve, è una zoccola gigante. Io voglio stare attento perché, secondo me, qua rischiamo di perderci talmente tante cose... C'è un gruppo di ragazzi fuori che vede la mappa. Aspetta, quale mappa? Dell'interregno? Allora, vediamo un po'. Sopra c'è qualcosa, credo. Gruppo di... La mappa del malandrino. Questa è un'area circoscritta comunque. È un'area piuttosto circoscritta perché siamo proprio come se fossimo in una fossa. Che giustamente l'abisso. E i capelli lunghi, madonna. Mi sembri me da giovane. Io sì, avevo i capelli molto lunghi da giovane. E Fosforo ti può confermare. Ti può confermare. Esatto. Incamo una bella... Ah, madonna! Abbiamo shottato! Mori ammazzate. Qua ragazzi fa freschino. Oggi, oggi anzi per l'ultra istinto. Veramente, oh. Allora, allora siamo in un abisso pieno di topi affetti da follia. Assolutamente no. Si è appena ristabilito. Avete appena salvato il pianeta Terra. Avete appena salvato il pianeta Terra. Allora. Esatto. Poi sono andato in Giappone. Esatto. Ma voglio, poi le ve le passo. Poi sono dovuto andare in Giappone e quindi mi sono dovuto tagliare i capelli. Diciamo che non sono visti molto di buon occhio i capelli lunghi nella terra del sollevante se devi lavorare. Allora. Sopra. Non ci siamo mai andati. Il signore deve saltare su una cazzo di radice. Non deve andare al concerto di Taylor Swift. Perché? Per una questione di lavoro. Esatto. E non solo, ma il giorno della laurea avevo anche il... avevo anche il cacciavite sonico di Doctor Who. E ho bevuto... lo champagne, il prosecco da un corno. Altro che bicchiere di vetro.
Perché ho messo. Ho messo. Ovviamente avevo il cacciavite sonico perché ero diventato dottore. E poi ho bevuto un corno. Perché non mi vedo direttamente accanto a te? Ah, ma questa siamo tornati alla chiesa. Ok, per un attimo pensavo fosse un nuovo edificio. Ci siamo ritrovati. Siamo anime gemelle, siamo stati troppo separati. Assolutamente sì. So anche dove trovarla, che non è molto difficile da recuperare. Che cazzo è? Signor Sorcio. Ha deciso di allontanarsi? Sì, ha deciso di allontanarsi. Allora. Ha tolto il mio corno dalla cucina. Mannaggia, lo chiedere dove l'abbia messo. Come l'ha tolto? Ma come si permette? Mi faccio un fischio fortissimo. Veramente? Te l'ho detto, appena vengo in Puglia, se dovessi capitare in Puglia, ti faccio un fischio fortissimo. Peccato che io qua a Pietato è veramente difficile orientarsi. Cioè, un orientamento bello di casa. Non lo sai che cosa desidero? Desidero il forno, il pane del forno antico. Me lo stai facendo, veramente me lo stai facendo sognare. Sei un bravo venditore. Ok, lì c'è l'altra grazia. Esatto. Allora, tu devi sapere una cosa. Io sono fissatissimo con il pane. Perché quando ero piccolo e scendevo in Calabria tutte le estati, mio padre fisso prendeva, e ti parlo degli anni 90, parlo degli anni 90, i primi anni 2000, mio padre prendeva dal forno che avevamo vicino casa questo pane caldissimo, questo pane sfornato fresco tutti i giorni, e vi giuro ragazzi, ho questo ricordo indelebile del sapore meraviglioso del pane appena sfornato da un forno. Io non ho mai mangiato il pane di Altamura. Esatto. E io accetterò il suo catcalling. Oh cazzo, ma sono tanti. Allora. C'è sempre la prima volta. La prima volta è sempre la migliore. E quindi sono in fissa con... Purtroppo un reel del cazzo mi ha spoilerato il boss finale del DLC. Ma come? Guarda, io sto cerco di stare attentissimo, però certi spoiler sono arrivati anche a me. Non del boss finale, ma di un boss che c'è di mezzo. E ho rosicato tantissimo. Ai sorci, se non gli rompo il cazzo, non mi fanno niente. Bene. Ah, mamma mia, avete visto che è successo a Trump? Calcolate che secondo me ha già vinto. Uscito completamente random. Tant'è che io non cerco mai Elden Ring su internet. Però, boh. Calcolate che secondo me Trump ha già vinto le elezioni. Per quello che è successo. Avrà un supporto assurdo. E dite addio alle protezioni della terra. La protezione della terra. Allora. Ora. Abbiamo trovato un'altra grazia. Come si chiama questa grazia? Boschi abissali. Oh oh. Lì c'è un altro di quei figli della merda. C'è un altro di quei figli di merda. Allora. Qui abbiamo la possibilità di... Dobbiamo rimetterci lo scudo. Potrebbe anche tranquillamente essere, però se è una messa in scena, se si scoprisse che è una messa in scena, visto che è morta una persona e due sono feriti, non lo so, mia cara, che cosa succede se poco a poco si scoprisse questa cosa.
Allora. Vediamo un po'. Affrontiamo quello. Aspetta. Se moriamo lo affrontiamo in modo diverso. Allora. Cazzarola. Ah no, non mi ha fatto la presa. Ah, possiamo... Ah sì. Ok, not bad. Not bad at all, guys. Not bad at all. Io la vedo veramente brutta per Biden, ragazzi. Però sarò sincero su una cosa. Non so che è meglio tra Biden e coso. E Trump, ma non per niente, ma più che altro perché per la questione, avete visto che è successo per la questione di Biden, che ha detto che ha chiamato il presidente dell'Ucraina Putin. Vabbè, ragazzi, uscendo off topic, pensiamo del The Ring e alla probabile morte che faremo a breve. Aia. Diamoci. Torniamo con la Milady. Allora. E tra l'altro, ragazzi, first try quella cosa brutta. L'ho ammazzata. Boschi abissali, eh? Ah, siamo a perdere, porrella. Che brutta situazione, raga. Che brutta situation. Allora, andiamo da questa parte. Basta gente. Avete visto che hanno aumentato i costi dell'abbonamento Twitch? Ho visto. Non me l'aspettavo, sai. Tempo fa l'avevano pure diminuiti. Ora l'hanno aumentati. Questo sarebbe maledetto. Ok, non bisogna ridere, ragazzi. Concentriamoci su Elden Ring. Oh. Oh. No. Frammento di albero ombra, perfetto. Perfetto. Mi dissocio anch'io. Ci dissociamo tutti, ragazzi. Dissociamo tutti. Allora, posso dirvi una cosa? Voi lo sapete che io sto lavorando a una campagna per D&D, ma nel frattempo sto lavorando per ampliare e diciamo migliorare concretamente l'ambientazione che avevo creato, dove mancano dei pezzi e devo finire di creare l'ambientazione, soprattutto per poi quando partiranno le live di D&D, no? Lo sai, Fosforo. Bene, sappi che ieri ho avuto la malsana idea di creare una nuova tabella della magia selvaggia.
Cioè c'è una tabella alternativa che ci sarà nella quest, e dove ci sarà sia la tabella originale che a voglia. Cioè è proprio tutta la campagna, c'è proprio tutto un progetto dietro. Solo che questa qui praticamente funzionerà in questo modo. Quando si tira il dado, il prima di tirare il dado percentuale per la magia selvaggia, si tira un D4. 1, 2. Oddio, perché ho usato quello? 1, 2. Magia selvaggia originale, cioè quella della tabella. 3, 4. Quella alternativa. Che cazzo è stato? Solo che quella alternativa non funziona come quella originale, cioè funziona allo stesso modo, solo che quella originale, visto che c'è due numeri, ti fanno un effetto, cioè un range di due numeri. Questo, ogni numero ha un effetto diverso. Posso dirvi, raccontarvi uno degli effetti? Improvvisamente davanti a te compare una zucca che casca al suolo, si rompe senza nessun effetto. Questa è una. Allora, qui stiamo vedendo anche questa zona qui. Allora, la seconda ci manda un fanculo. Esatto, scorte di viaggio. Ma la più bella di tutte, la più bella di tutte, che è stata improvvisamente per un di 6 minuti all'incantatore, sopra l'incantatore, ogni volta che lancia un incantesimo si forma un arcobaleno. Siamo sotto la capanna del drago. Esatto. Ma tu immagini ogni volta che lancio l'incantesimo si forma l'arcobaleno. Lì c'è un altro. Va bene. È solo D&D, è vero. Meraviglia. La tana dell'occhio. La tana dell'oculo. No, il potere LGBT. No, sono una loggia molto potente. Sì, è vero, è vero. Mamma mia, allora lì si divertimo. Allora, eccolo qua. Oh no, sono due qua. Due molto vicini. Vieni amico. Azzarola. Qua ci ha fregato. Infatti. Vabbè, ma tanto siamo morti qui. Siamo morti qui e ci abbiamo la statua di Marika, perfetto. Allora, torniamo a Elden Ring. Concentriamoci, che qua ce ne stanno due vicini e dobbiamo stare attenti. Molto, molto attenti. Molto, molto bene. Salve, signor Occhio. Occhio malocchio, Persimone e Finocchio, vieni qua. Aia. Vieni, il brucio mi illumino d'immenso. Azzarola. Sai qua. Ok. È una cosa brutta. In realtà tu non puoi colpirli in nessun modo. L'unico modo per farli è o il parry o a quanto pare la follia
Ma con l'abilità che tipo cecchino, fa tipo cecchinaggio. Eh sì, che sono praticamente indistruttibili. Non li puoi colpire, deve. Tieni, tieni. Mazzarola! No, in realtà c'è quella magia tipo cecchino, però non l'ho ancora provata. Non l'ho ancora provata, perché qua siamo. Diciamo che questa era quella, la versione più facile. Oddio, no, in realtà la più facile sarebbe quell'altra, però io non ho abbastanza fede, devo. Non so neanche se c'ho la magia per fare quella cosa lì. Se no, in realtà tu questi li puoi passare. Però il primo che sconfiggi ti dà un talismano. Il secondo ti dà. Gli altri ti danno tutti un oggetto da creazione. Però non sono impossibilissimi da parryare. Sarò la. Eh no, la follia al massimo. Esatto. Solo che qua devi essere preciso, perché se non hai i boli. Facciamoci un po' di boli della follia. Così almeno. Ti devo dire una cosa stupenda. Una Dimmi. pagina italiana che fa finta informazione prendendo in giro un tizio che si chiama Marco Violi, responsabile di un sito tipo Ebbene stanotte hanno messo la sua foto su Twitter come se fosse quella dell'attentatore e le maggiori agenzie di informazione hanno ricondiviso questa foto. Giuro. Il gruppo degli amici di Giulia sta ricondividendo tutti i tweet migliori sulla questione. Ha dovuto pure smentire stanotte alle 2 di notte. Ma che cazzo? Io c'ho pure lo scudo con retaliazione cariana. Quello che aumenta. No, troppo presto. Ma non le nostre agenzie di informazione. Le loro, Ah sì? quelle statunitensi e messicane. Così a caso hanno preso la foto di qualcuno? Esatto. Allora, voglio vedere se c'è un talismano per il Perry, ma non sono Momento sicuro. America. Non so se c'è un talismano per il Perry, per le parate. Parte questo perché potremmo effettivamente shottarlo. Ovviamente si attacca un professionale sanguinamento, avvelenamento. Potenzi attacchi caricati. Potenzi attacchi critici. Dovremmo prendere gli attacchi critici, effettivamente. Potenzi contro attacchi specialmente nel fondo. Pensi attacchi a cavallo. Veramente merce scienza. Allora, vediamo dall'inizio un secondo. Ah, questi sono. No, sicuro. Robustezza, resilienza, naturalmente, concentrazione, manina, ok, no. Attacchi in difesa, no. Potenza di attacchi caricati, no. Attacchi caricati. Ah, no. Attacchi specifici delle armi da fondo. Potenza. Contrattacchi specifici delle armi da fondo. No, no. Vabbè. Non abbiamo neanche quelli del.
Ah, però dobbiamo mettere questo. Così che se lo colpiamo una volta, se gli facciamo il parry una volta, molto probabilmente lo shottiamo. Tanto questi comunque se li ammazzi non tornano. Comunque godo perché hanno messo Crisis Core sull'extra. Grazie Sony. Allora. Ecco qua. L'ho messo. Crisis così, lo sapevo. Finalmente. Mo ce n'è un altro qua. C'è un altro qui. Però comunque questi sono. Si possono passare, eh. Si possono tranquillamente passare. Tipo, vedi che qua c'è tutta l'erba alta. Quindi li puoi. Puoi tranquillamente fare il. Lo stealth qua. Azzarola. Mi ha ammazzato. Vabbè, è andata così. Esatto, tipo Goku teletrasporto. Questi sono i vecchietti della follia. Povera Stella, questo Marco Violi sporgerà denuncia. Dice beh, che è dal 2018 che va avanti. La denuncia per stalking più rilevante a livello internazionale. Muoio. Madonna. È allucinante sta cosa comunque. Non si regolano. Infatti ce n'avevamo solo uno. Vieni, vieni, piace. Aia. Allora, dai, su. Catch. Cazzo. No, vabbè. Beh, sicuro se compra un villone alla Hawaii. Quello è sicuro. Perché non essendo lui una cosa del genere, non può perdere la causa. Non penso proprio che la possa perdere, anzi. Ma penso che qua si possa prendere veramente un sacco di soldi. Ma perché succedono mai a me queste cose? Così mi do solo su S-Game Revolution e basta. Al canale, faccio solo il canale. E infatti. No, troppo presto. Mannaggia la miseria. Oddio, un milione no. Facciamo, scusa, se una volta deve succedere, ma facciamo 100 milioni. Così lì se sta veramente bene a vita. E 100 milioni. Devi pensare in grande, Andre. Devi pensare in grande. Con 100 milioni d'euro tornerai a vivere pure io in Italia. Veramente. Forse, no, non è un... In sud, magari in Puglia. Dai, vieni. Oh. Dobbiamo fa. Dai, non posso perdere tempo. Sto perdendo già troppo tempo con te. Così il mare. No. Vabbè. Allora. Tipo? Otranto? Che ne pensi? Monopoli? Ho una storia su Monopoli molto lunga. Te ne parlerò. Comunque questo tizio non è uno stinco di santo. Manco lui. Quindi ho deciso che riderò di tutto. Dai, su, che devo fa?
ma questi cosi possono morire? Sì, sì, sì. Quello che sto facendo adesso. Adesso è morto. Sei divertente col Perry, però. E con la magia. Certo, ci metto tre quarti d'ora in più, però è divertente. Soprattutto lo sanno perché ti mettono apposta le cose. No, è una storia molto più lunga. Poi ti racconterò in privato. Che non sono cose che si possono tanto condividere su Twitch. Ma proviamo un momento di cosa? No! Portaci con te al bar. Allora, dove cazzo stiamo andando? Spero niente di grave. No, niente di che. Ci vado ogni anno. A me personalmente niente. Poi ti racconto. Beh, non è niente che coinvolge me direttamente, ma una persona che conoscevo. Allora, eccoci qua. Abbiamo superato questo posto. Voglio vedere. Ah, tra l'altro possiamo fare anche il livellino. Voglio vedere un'ottima cosa. Memorizziamo incantesimo. No, queste magie non me le toglierò mai. Però per curiosità, voglio vedere se ce l'ho quell'incantesimo della follia. A me piace tanto Monopoli. Ci vivrei volentieri. Ciao. Ma no, mi sa che non ce l'abbiamo manco quell'incantesimo di cui ci parlava Selena lo scorso episodio. Vediamo un po' che c'è qua sopra. Ciao, Cao! Ciao, Cao! Buongiorno! Buon Giorgio! Festa, è arrivata festa! Allora, questo invece... Aia, facci sua. Mettiamoci questo. Come stai, caro? Noi stiamo esplorando questi maledetti abissi. Tra l'altro, per fortuna abbiamo trovato un'altra grazia. Abbiamo trovato un'altra grazia che... insieme a grazia. Vorrei dire, ho detto cavo. Abbiamo trovato un'altra grazia a questo luogo oscuro. Siamo riusciti a uccidere diversi nemici. E fa caldo, lo so. Oddio, Devo ammettere che qua non fa caldo. Non vi posso dire quanto fa perché sennò mi sputate in un occhio. Allora, no, di meno. Oggi ha pure piovuto. Ci sono 14. Allora, ciaciaccia. Poi Shaka vi racconterà del ciaciaccia. Sono esatto. 14, cavolo, e Leo stavo indovinando. Esatto. Sei stato addio qua, raga. Da questo punto di vista sei stato addio. Però sta... oggi fa 14 gradi perché piove. Piove pure di brutto. Piove veramente di brutto. Guarda, a me serve qualcuno che bada i gatti ogni tanto. A parte che sono due cucciolone e passare il tempo con loro passare il tempo con loro è piacevole, quindi. Allora,
qua abbiamo trovato questo luogo. Non mi sembra che ci sia altro qua sopra. Oggi proprio, ragazzi, pure exploration. Assunto. Ma quanto sei bella, Andrea. Allora, mi raccomando, voi lo sapete, ragazzi, ma chiunque passa da questo canale riceve sempre tanto tanto amore. Ok, qua ci siamo. Questo deve essere un canale. Poi firmiamo il contratto. Questo voglio che lo sappiate. Questo, questo canale è fatto per dare amore e farvi stare bene. E moriamo, mamma. Dai, adesso che ho comunque compreso come sconfiggere quelli, sto posto non è così da incubo. Per ora. Ciao Kazu! Come stai, bellissimo? Amore, odio e padre fortino. Wow! Ricettario dell'artigiano folle. Oggi siamo andati a spada tratta, a bomba proprio, a uccidere quei tizi. Quei tizi tipo bulbo. Li abbiamo ammazzati tipo 4, ma proprio. Ormai abbiamo imparato il trucchetto. Dobbiamo trovare. Allora. Passo della fiamma e fase con le caccio. Azione stile dell'artigiano a servizio di Midra, padrone della canonica. E Nanaia, sua signora. I suoi occhi furono arsi alla fiamma della frenesia. Ok. Esatto, la faccia. È la mia faccia. L'artigiano pazzo. Allora. Vediamo un po'. Vediamo. Ma questi alberi? Così? Io voglio capire ancora che cos'è che spaventa così tanto Torrent da non farlo comparire. Oh, salve. Madonna, quanto è forte questo attacco. Perché non l'ho mai utilizzata prima? Allora. Oggi, tra l'altro, nome della live, il titolo della live è proprio in tema abisso, in tema Nietzsche. E infatti, vabbè, ma sono gente folle qua. E non mi stupirei se qua sotto trovassi un villaggio di gente impazzita. Madonna, quanto l'adoro questo attacco. Questa è una stregoneria da assassino, se non sbaglio. Quindi la Calabria, esatto. Stavo venendo una battuta che non ho fatto. E poi tra l'altro sono calabrese pure io, quindi cioè d'origine sono quella, eh. Quindi mi sarei preso per il culo da solo. Però non la faccio comunque. Allora. Un po'. Lì c'è gente che sta facendo. Un po' se posso fare questo tipo. Ah, tuo nonno era calabrese. Allora siamo praticamente cugini.
Che il che non significa che è tipo la Calabria e l'Alabama, eh. Eh no, effettivamente è forte, ma devi essere più vicino. Esatto. Mettiamo questa parte sopra. Bello di casa. Allora, corno tenero dorato, sì, ottimo per le rune. Vieni. Allora, io sono sicuro che ci siamo persi qualcosa indietro, perché questa parte qua, dov'è? Questa parte qua sotto non ci siamo passati, però noi voglio guardare dall'alto, perché può essere che si trovano degli oggetti che ci siamo persi durante il percorso. Qua sicuramente muoio proprio male. Allora, il nome Asgame Revolution è nato in realtà totalmente a caso, perché noi stavamo... Allora, quando è nato il canale? Periodo di... del Covid, però 2020, 2020-2021, cosa successe? Che io mi trovai qua in Norvegia, avevo iniziato a lavorare, poi ci fu anche un altro lockdown qui in Norvegia, quindi 76 mesi a casa, quindi non c'avevo niente da fare e giocavamo, passavamo il tempo con Asi, e lui mi disse: perché non famo un canale Twitch? Non iniziamo a fare il canale YouTube, anzi, allora iniziamo dal canale YouTube. Infatti, nelle prime i primi video del canale YouTube erano dei video dove io e lui facevamo cose su Sea of Thieves. I canali Twitch, esatto, sono nati tutti in quel periodo. Esattamente. Solo che è successo. Lui, allora ci dovevamo trovare un nome. Allora, in realtà Asgame sarebbe A come Asirus, S come Shaga, e poi sarebbe Game Revolution. Anche se vorrei abbreviarlo in ASGR, che è troppo lungo. Da un po' di tempo che sto pensando di cambiargli il nome. Il logo mi piace, ma sto pensando di fare una nuova intro, ma ci devo avere tempo di lavorarci sopra, perché c'ho troppi progetti aperti e finisco per non portarne avanti nessuno, quindi... Esatto, Asgr! E poi si può pure leggere alla norrena, tipo Asgar. Poi l'ho appena inventata questa cosa, però. È colpito comunque. Ciao giù! Vedi le persone serie che non ci lasciano? Tipo Fosforo, perché è andata a fare colazione fuori? Ciao tesoro! Ok. Ciao Fedi, buongiorno! Oh, le persone belle. Neanche ci porta un cornetto. Le persone belle che arrivano in chat. Buongiorno. Buongiorno signori, buongiorno. È piacere ospite di avere ospite. Allora, siamo. Lo so. Manca Fake, ma probabilmente Fake sta dormendo. Sta tipo in coma, cosa che lo ero anch'io stamattina. Oh, ma questo posto? Ma cos'è? Ragazzi, che cazzo è quel posto? Colonna dell'oblio? E che cazzo è la colonna dell'oblio?
Non è, non penso che sia una colonna dell'oblio quella che stiamo vedendo. È una casa. Spero di no, perché più che altro oggi ho massimo tempo fino a mezzogiorno e mezza, perché poi mi tocca lavorare oggi. Domani, ci sarò domani sera. Ci sarò domani sera, ragazzi, perché domani mattina ho un impegno, devo andare al veterinario. Mi devo far cambiare il microchip. Ho un impegno al veterinario e quindi sarò domani sera. Allora, niente di che, eh. Sì, l'ho fatta io, l'ho fatta io. Fatta apposta. Allora, che cazzo di posto è, ragazzi, questo? L'atmosfera è bellissima. Ti fa proprio sentire il terrore che c'è in questo posto. Ti credo che Torrent ha fatto col comunque cazzo. Comunque ieri che ho provato il porting di San Andreas su PS5. Santo Dio, fa veramente cagare. Sono bug su bug. Immaginavo. Ma è ora che la Rockstar droppi GTA 6. A parte, ragazzi, che a me mi è venuta una voglia matta, perché ultimamente mi stanno capitando tantissime volte di rigiocare, e tantissimi video di rigiocare Red Dead Redemption 2, raga. Uno dei giochi più belli che della mia vita, che mi ha cambiato tanto la vita. Che cazzo so quelle, che cazzo è quella gente lì? Ma che c'hanno a posto della testa? Ma perché hanno dei dildi a posto della testa? Un po'. Non si può scrivere "fai attenzione, dildo"? Più avanti non c'è dildo. Oggetti. Lo devo ancora giocare. Purtroppo so del finale. Gruppo Facebook di merda che mi mette la foto del finale senza manco scrivere spoiler. Diamanti. Esatto. Red Dead Redemption 2, ragazzi, è il gioco che vi cambierà la vita. A me personalmente ha cambiato tantissimo. Mi ha colpito tanto. Diamanti, zona affollata. No, no, aspetta. Più avanti zona affollata sembra che piano di nemici. Più avanti concetti. Più avanti caos. No. Rockstar merda che non fa la pace per sbloccare sti stracazzo di FPS. Più avanti. Paura. No, non mi piace manco più avanti paura. Espressioni più avanti. La senti? Allora. Ora. Prima di entrare all'interno del luogo, voglio guardarmi intorno e vedere se si può aggirare. Io non so assolutamente cosa ci sia là dentro. Che bello quando si è in blind e non si sa assolutamente che cosa trovare. Madonna, questa... smettila, ho capito che non c'hai magie. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Non c'è niente. Non ti faccio avere, tu capisci io perché. Ciao Giuffo, come stai? Come va? Come va? Siamo arrivati in questo luogo oscuro.
ove per poco il cor non ci spaura. La guerra più totale! Tutto bene, tutto bene. Sapete che questo luogo mi fa pensare tanto a Dante Alighieri? Questa potrebbe essere equiparata alla... alla selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra esplorazione mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era... Come faceva? Che mo ho già cambiato. È la guerra, esatto. C'è una speranza voi che entrate. Ci sta. Ci sta come, come cosa. Effettivamente mi sa molto di ingresso del, dell'Averno. Smarrita, grazie. Scusate, era in questo momento il cervello proprio... Signor Gufo. In questo momento la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era cosa dura in questo luogo... Sta selva selvaggia aspre forte che del pensiero rinnova la paura. Tanta amara che poco è più morte, ma, de, ma del tra, per trattare del, del ben chi vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorto. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Cantami di Paolo e esatto. Non me ne ricordo il, quel canto. Una volta la si sapeva. Io la imparai perché c'avevo un professore che me la insegnò, ce la faceva dire a memoria, ma lo ringrazio per questo perché... Questo posto? Ragazzi, ma dove cazzo siamo finiti? Canonica di Mitra, non ti avvicinare. Mi dispiace Ciccio, io devo esplorare. Va bene. Salve ragazzi. Allora, siamo nella canonica di Mitra. Abbiamo letto della canonica di Mitra poco fa. Ed era... E no, infatti, ce lo facciamo ripetere due volte. A servizio di Mitra, padrone della canonica. E Nanaia la sua signora. Quindi qua dentro potremmo trovare sia Nanaia che Mitra. O Nanaia che imbraccia il suo Mitra. Questa era brutta. Comunque. Che è acquistato? Oh, qua ti fa vedere com'era questo luogo prima della follia. Più avanti servirà capriola. Oh! Luogo oscuro. Questo si apre o forse o uno shortcut? E infatti è impossibile aprire da questo lato. Ah, To the Moon è pure io, ce l'ho, bellissimo. Found in Paradise non lo conosco. Impostor Factory ce l'ho pure io. Mortal Resistance ce l'ho. Bellissimo. Vi porgo il benvenuto, ospite a sorpresa. Mi raccomando, prima di entrare tieni a mente le parole dell'illustre Mitra. Non avvicinarti alla follia se non vuoi soccombere. Questo posto secondo me è una grandissima citazione a Nietzsche, sapete? Non pensate anche voi? La questione che questo luogo sia all'interno di un posto che si chiama Abisso? E la follia, associata alla questione della follia, quindi se scrudi a lungo nell'abisso, anche l'abisso scruterà dentro di te. Questa è la famosa frase. Questa è famosissima, questa frase. Oh oh. Oh oh. Ah beh, però io famo abbastanza. Ah beh, sì. Ah beh, mamma. Sono spiriti. Madonna, mi ha dato 8k. Pagina del diario strappata. Ok. Lo dobbiamo assolutamente leggere, ma prima di tutto voglio... Non mi fido di questi qua. Quindi voglio... eliminarli il più possibile. Più possibile. Esatto.
cartata strappata da un diario. L'ho toccato, ma una volta soltanto. Quando ha puntato il bastone verso il mio volto, l'ho spinto via. E allora che è avvenuto il contatto, l'intoccabile se ne è scelto. Ma che cazzo state parlando? Scusa, ma di che cosa stiamo parlando? Quasi parla di cose zozzarelle. Cos'è che ha toccato? Praticamente sì, oh. Uva dilatata. È pieno di sorci. Che libro stai leggendo, scusa? Per curiosità. Azione su. Avanti qui. Prova contro distanza. Hurricane Wars. Non conosco. Vediamo se riusciamo a beccarli tutti e tre. Bomba. Che cazzo è? Vediamo un po' se riusciamo a beccare tutti e tre. Tutti e due. Bomba. Bellissimo questo incantesimo. Ma non lo so, è impazzito il tavolo. Ah no, è questo qua che mi lancia. Ehi! Mi lancia le cose di follia a terra. Dovrebbe essere sistemata la cosa. Salve. Bombardamento a tappeto. Tipo, ci mancava solo lui che faceva Fire in the Hole. Fantasy Romance. Leggi Fantasy Romance. Allora, andiamo di qua. Oh, questo è questo è brutto. Ah. Avanti, bugiardo. Più avanti non troverai percorso nascosto. Ah, mi confonde questa cosa. La notte chiamato che notte è la Sardovia. Tipo, la Sardovia è tipo la Sardegna. La Sardegna se fosse nei Balcani. Infatti si pronuncia Sardovia. Stai calmo. Guardiamoci un attimo intorno. Questa leva. La leva sta qua dietro. Oh oh. Lì c'è un sopra. Eia. Bellissima Sardegna. O come direbbe qualcuno, la Sarfregna. Ma questa è una citazione per chi? Per pochi. Allora. Salve.
che quando succedono varie cose. Nel regno dell'ombra. Vediamo questo. Devo dargli un'occhiata. Anche se io sono molto 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 più per l'high fantasy. Quindi i libri di Brandon Sanderson. Per farti capire. O i, come si chiama? Oppure per il sci-fi. Tanto. Basta, ti prego, non forse subito abbastanza? Non siamo come parenti di comune discendenza? Eppure tu mi riservi solo crudeltà. Mi chiedo, quale crimine l'illustre Mita ha commesso? Forse subito abbastanza. Se vi piace il sci-fi, ragazzi, leggetevi assolutamente The Expanse. Ve lo consiglio. Bellissimo. Hanno fatto anche la serie TV, ma i libri sono spettacolari. Salve. The Loop è molto molto bello. Tra l'altro The Loop c'è anche hanno fatto anche il c'è anche il gioco da tavolo e anche la serie TV. Il gioco da tavolo si chiama proprio Tales from the Loop. Però io vi consiglio assolutamente di guardare di leggere il libro di ah, non è quello? Ok. Come no? Allora, è proprio un'altra cosa. Pensa molto di spirito di forza delle fiamme della frenesia, oggetto da creazione. Ok. Quindi sono eterni, la fiamma della frenesia è in grado di annientarli, per questo gli eralli del corno ne proibiscono. Quindi la fiamma della frenesia può uccidere gli spiriti. Pensavo di sì. Cioè, almeno so che la serie è la stessa del gioco a tavolo. Però pensavo fosse la stessa cosa. Ok. Ah. Secondo voi, ragazzi, cos'altro ci troveremo qui che ci impedirà il proseguimento, il percorso? Perché mi sembra tutto troppo facile. Ah no, c'è un percorso segreto. Allora, io farei una cosa. Prima andrei alla Grazia e poi tornerai indietro. Nyaaag! Che succede? Figlio mio, che ti ha preso? Ah, ok. Lo sapevo. Allora. Questo posto ha un'ambientazione pazzesca, ragazzi. Allora, innanzitutto ci togliamo di mezzo i sorci. Un pochino tanti qua, manzo di questo benolio è molto bello, sì sì, io amo questo genere di cose. Comunque ve lo riconfermo, ragazzi. Se vi piace il genere, leggetevi assolutamente The Expanse. Ah, vabbè, perché lanci incantesimi a buffo? Cosa posso? Ah, ok. Vorrei sapere che luogo fosse questo qua sotto. Qua? Sì, penso che sia quello. Allora, fiamma della frenesia crescente. Perfetto.
Sto per fare una bruttissima fine. Ok. No. Allora. Diamanti confine, quindi fa attenzione all'invocazione sacra. Diamanti persona patetica. Osserva attentamente. Poi siamo sopra il tizio che... Qua dovremmo essere sopra la grazia, perfetto. La grazia dell'ingresso. Quindi c'è un sopra, effettivamente. Questo era l'ingresso. The Expanse si chiama. Ci hanno fatto pure una serie TV su Prime Video. E... molto figo, molto molto figo. Però la serie TV secondo me non rende quanto i libri. Allora, qua c'è la scala, perfetto, c'è una scala. Andiamo a esplorare parti sopra. Questo non è un legacy, questo penso che sia semplicemente un dungeon. Si elimina. Ma quello grosso? Quello grosso c'ha, mi sa che non ci arriva questo incantesimo. No, infatti, c'è solo un modo per uccidere quello grosso. Ops. È avvicinato? Allora, calcolando che lì c'è anche la scala, quindi sotto in teoria è inteso che noi ci andiamo. Intanto facciamo piazza pulita di questo posto. Ops. No. Sapevo. Non ho saltato bene. Allora, mo risaliamo sopra. Esploriamo bene prima sotto questa parte qui. Oh, ma c'è un dietro, un retro. Oh, abbiamo trovato più avanti attacco. Quella era. Era mida. Cazzo, ci siamo persi. Oh. Lo so. Ma in realtà potremmo tranquillamente farlo anche adesso. Non so quanti ce ne serve, non mi ricordo quanto ce ne serve, perché adesso siamo esattamente qui davanti alla... Esatto, i messaggi veri. Oddio, potremmo forse utilizzare uno di questi. Nuovo livello 95. Porca troia. Dobbiamo per forza utilizzarci questa. E non abbiamo ancora. Non ci basta ancora. Dobbiamo fare un attimo. Salve.
Quanto ci dà? Più 9. Proviamo a fare una cosa intelligente. Proviamo a metterci questo. E proviamo a metterci questo. Perfetto. Diamoci anche qui, ammazziamo pure questo. Va di radata. Adesso possiamo fare il livello. E poi dal ritratto saliamo sopra. Ah, però aspetta, c'è anche questa parte qua. Anche questa parte qua sopra. Salve. Anche quell'oggettino che abbiamo visto su, e dobbiamo andare a recuperare. Ok. Io per un attimo ho pensato, aspetto, di non riuscirci ad arrivare. Fortuna l'abbiamo fatta. E poi si sale da qua. Esatto. Probabilmente sarà una naia. Esatto. Ho bisogno di più PA. Dobbiamo tornare almeno a 45. Voglio tornare almeno a 45 di PA. Sopra. Passaggio segreto lì? Va bene. Aha! Si passa da qua. Fatto e poi arriva messaggio. Ok, prendiamo l'oggettino. Ma chi è? Torcia di Nanaia. Adesso come sono le statistiche? Ho mente 42, che arriverà sicuramente a alta, a 45. Destrezza 55. Ma a destrezza in realtà potremmo anche metterci... In realtà no. In realtà potremmo toglierci quello dell'intelligenza e metterci quello dell'arcano. Ti arriviamo a arcano 20. E... statistiche siamo a 75 intelligenza, mente 42. Destrezza 55. Sì, diciamo che siamo messi bene. Mi sembra un grande... Non mi sembra tipo un cadavere marcescente. Sembra quasi che sia morto da pochissimo. Forse ho tenuto appena la fiamma della frenesia ormai morente una piccola colonna vertebrale. Lontano passare, una terra remota, nacque un uomo che fallì nell'intento di diventare signore della fiamma della frenesia. Le sue spalle sono amorevolmente custodite da Nanaia.
Ok, fallì di diventare signore della fiamma della frenesia, non come noi che siamo diventati con Genicero, signori. Fiamma frenetica del Grace del Lord. Punta la torcia davanti a sé e genera una fiammata di frenesia che impone follia a chiunque di loro nel raggio. Ma queste sono tipo le cose che hanno i vecchietti. Quelli che c'avano tipo la fascia, quella brutta. Esatto, la prima continua finché tieni premuto, utilizzabile anche il movimento. Sapete che adesso sto pensando che mettere arcano è inutile. Mettermi arcano è inutile adesso, perché lo metteremo all'occorrenza quando ci serve da fare. Quando serve da fare, che ne so, ghiaccio. Queste cose qua. Signore? I limoni? Madonna! Ah, ma questi sono... Rieco a di nuovo. Questi sono quelli che comparivano contro il tizio con cui abbiamo combattuto... Vi ricordate? Il tizio che mi evocava così? Oh, buono! Ceneri di spirito venerate. Tizio che abbiamo combattuto, il prete che mi evocava le cose, il pelato, il prelato. Beh, effettivamente anche loro utilizzano a Taidei salve. Avanti, percorso nascosto, è vero. Più avanti. No, espressioni. Azioni. No, azioni. In battaglia, no. Dove cazzo era? Persone. Bugiardo. Non è vero, non c'è il percorso nascosto. Attenzione sinistra. Quello là. Grazia. Graziella e Grazier Kaiser. Oh. Adesso ci recuperiamo anche i punti persi, le fiaschette. Tanto indietro non ci torniamo. Avanti. Dobbiamo arrivare lassù. Ottimo. Ma dove ci porta questo posto? Capito dove siamo. Salve. Era una scala. C'era la scala. Camera al primo piano? No, non tanto, perché non ho tempo. Quando
non sto in live, lavoro o scrivo o creo cose. Era la scala ed eccola qua. Abbiamo sbloccato lo sciarcazzo. Se l'avessi cura. Che succede? Attenzione follia. Profondità della tua pazzia. Così. Non era un boss. Oh sì. Questo è coso. Mitra. A quello del trailer? No. Non l'ho visto, non me lo ricordo. È stato abbastanza. È un unicorno. Ora si toglie la cosa dalla testa. Schifo. Ah, fatemi vedere pure a me che fa. Ah! È la Madonna! È un muco di culo! È Sauron, cazzo! Sono io nel mio finale. Le fiamme, lui è pura fiamma della frenesia. Madonna, che bello però. No. Ok, no, questa è tosta. Perché se mi fa follia. Hai il fisico di maschera d'oro. Buono, ci ho pensato. Se mi fa frenesia. Ok, siamo calmi. Ha il fisico di maschera d'oro. Calmino, effettivamente. No, non c'ho avuto tempo di fare. La mia paura era la frenesia. Perché. Qua potrebbe essere utile utilizzare il talismano, sapete? Però devo pensarci. Quello de... eravamo proprio qua. Ah, ok, perché cominciamo proprio da qua? Ma che bastardi. Perché così ti fanno sprecare... Qua ti fanno sprecare le cose. Qua ti fanno sprecare le cose. Bastardi. Allora, incominciamo con la prova degli incantesimi. Vabbè, me l'ha fatto quell'incantesimo quando non vedevo.
Allora, stai calmo. Prima di tutto, siamo calmi. Beh, è bellissimo comunque da vedere, eh. Effettivamente sarebbe, potremmo anche andare bene usare solo lo schia congelante per fargli il ghiaccio. Andrebbe, è molto figo. Andrebbe bene anche fargli solo foschia congelante, perché quando lui si avvicina a me, quando lui si avvicina a me, possiamo usare la cosa di Zamor. La tormenta di Zamor. Però devo utilizzarlo nel momento giusto. Stai calmo. Ok, lo vede. È comunque bello resistente per essere un cazzettino. Bambino indifeso. Allora, straight line. Allora, vediamo quanto ci mette a entrare ghiaccio. Vabbè. No, possiamo però anche con tempesta di Zamor stessa. Not bad. Io lo faccio per i versi di me, gli faccio tempesta di Zamor. Aia. La troia. Eh sì, un po' incazzato nero. Allora, dobbiamo trovare il modo di sprecare meno risorse possibili contro di lui all'inizio. Mi invocherà? No, aspettiamo prima di invocare. Voglio fare un tentativo con Arcano. Perché se con Arcano gli a 20 riusciamo a fargli entrare più facilmente ghiaccio, potrebbe essere una buona soluzione. È già entrato più spesso, eh. Mo se mi metto anche il cappello di Ranni. No. Allora. Cazzo, gli incantesimi. Ok, qua devo schivare in avanti. No, aspetta, devo capire bene i colpi. Ancora non li conosco bene. Fai momenti in cui posso colpirlo. Ok,
due, tre. Ok. Chiama follia. Sta pensando di fare una pazzia. Ok. Sto cercando di dargli... Voglio fare una pazzia, un tentativo, tanto non mi cambia niente. Invece di utilizzarmi... Di utilizzare... Allora, innanzitutto voglio mettere il cappello di Ranni. Che è... Utile in queste situazioni in cui dobbiamo usare il ghiaccio. Eccolo qua. E poi... Invece di usare incantesimi, voglio provare a vedere come si può. Se si. La portata del suo Perry. Grazie. Allora no, non posso farmi sconfiggere da questo. Ma stai calmo. Voglio vedere. Adesso lo fa prove. Allora. Ok, se li giro intorno. No. Era l'attacco della follia. No. No, vabbè, ma fammi fare queste cazzo di prove, vabbè. Gesù. Sono andato proprio in pieno panic crawl. È andato in berserk, veramente. Allora, non mi dà il tempo di capire che cazzo devo fare. Esatto, qualcuno in faccia. La faccia da culo. The depths of your foolishness. Vabbè. Non posso parriarlo questo? Allora. No, quello non si può parriare. Ok. Parriabilissimo. Madonna, ragazzi, tre parri di seguito ho fatto. Ok. No, questo non si può parriare. Questo era brutto. Questo non si può perriere. Cazzo. Questi qua si sono perriabilissimo. Lo tizio. Ma questo non so perché non me li ha perriati. Però... No, questo no. Vabbè. Però è perriabilissimo lui.
anzi. Però è peccato che non gli faccio un cazzo. Qua devo andare proprio di magie. Di magie pesanti. Va bene. Sai che sto pensando che questo scudo me lo tengo. Se vediamo un po' se riesco a equipaggiarmelo qui. E riesco a equipaggiarmi anche il coso. Ce lo teniamo. Però penso che vado in Fat Roll. Sono sicurissimo di questa cosa. Sono sicurissimo che vado in Fat Roll. No. Oh. Perfetto. Quindi d'ora in poi ce lo teniamo. D'ora in poi ci teniamo lo scudo. Ah, state zitto. Aia. Dai, Shaka, credo in te, patatino mio. È shottato, raga. Mi è shottato. The depths of your foolishness. Ah, non posso neanche fargli il backstab. Va bene. Esatto. Tacci sua. Li mortacci sua, raga. Li mortacci sua. Sono mezz'ora per battere questo tizio, tra l'altro. Vabbè. The depths of your foolishness. Ah, amica, non pensavo meglio. Allora, siamo calmi. Beh, iniziamo bene, insomma. Veramente uno stronzo. Ok, via.
siamo calmi, innanzitutto. Rimembranza di Mitra? Mi stai dicendo che questo era un Legacy Dungeon? $410,000? Rimembranza di Mitra, signore della fiamma della frenesia, scolpita nell'albero ombra. Il potere che racchiude può essere sbloccato da me? Per i barbilli dorati che causavano eterna agonia, Mitra tenne fede alla sua supplica granaia. Resisti, quella parola era una maledizione. Sicuramente un livello lo possiamo fare. E quasi due. No. Andiamo subito a vedere che cosa ci sta, cosa ci dà. Sicuramente fiamma qualcosa relativo alla frenesia, quindi qualcosa relativo alle cose. Cosa dà la rimembranza? Uno e mezzo. Niente, sì. La sua arma sicuro, ma tutta roba che scala su fede, raga, poca roba che mi interessa a me, ad essere sincero. Allora... Spadone dorato con tempo travise il corpo di Mitra, che riuniva sul manso. Che cazzo è il manso? Usato dagli araldi del corno per infliggere condanne esemplari. Perché usato dagli araldi del corno? Le spine che lacerano la vita, la vittima dall'interno si avvolgono dolcemente intorno alla lama. Quella ti ha accettato. Calvario dorato, se il tenente travise l'attacco iniziale ha successo, gli aculei dell'arma strazionano il bersaglio all'interno. La scena coloro martoriale del Calvario ricorda vagamente l'ordine aureo. Ok. Cantesimo in onore di Mitra, signore della fiamma della frenesia. Evoca una manifestazione della testa del signore, da cui rompono fiamme frenetiche. Santesimo utilizzabile anche in movimento. Ottimo. Signore della fiamma frenetica si nutre di tormento e disperazione. Consuma un'inflizione, ciascun peccato e maledizione. Eppure Mitra, come altri prima di lui, fu troppo debole per diventare lord. Sicuro, molto probabilmente. Forza è ok, forza è fede 20, infatti. Però vediamo un po' se ci sta qualcosa di Mitra qua. No, sicuramente di Mitra non c'è niente. Molto probabilmente di Mitra non ci sarà nulla. Perché non era un campione. Sì, sì, ho ucciso Mesmer. Qualche puntata fa. Se non sbaglio, 2 o 3 puntate fa. Cioè, trovi tutto il pod su YouTube. Punto esclamativo Linktree per i canali su YouTube, i canali YouTube. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi e così potete recuperare. Sì, ci abbiamo messo 3 ore e mezza. Però no, non c'è niente. No, voglio vedere però se è cambiato qualcosa nei discorsi con le persone. Torniamo da Leda e dall'araldo del corno. Vediamo un po' se ci dice qualcosa riguardo all'abisso. Non c'è fiducia negli altri. Ok, non dice niente. Ma non c'era l'araldo del corno? No! Se ne andà. Ah, è vero, perché lui sta inseguendo. Colonna dell'oblio. Fondo della fossa del drago. Punto della fossa del drago. Non credo che lei ci dica qualcosa di nuovo. Ora non li ho più trovati. Proviamo a tornare un secondo alla camera di consiglio.
Stiamo al consiglio, stiamo a fare le cose. Al Parlamento stiamo. Io non vorrei che ci fossimo persi qualcosa qui, sapete? Non credo nel che ci siamo persi qualcosa qua dentro. Sì, là, ok, so dov'è. Allora, tu c'hai qualcosa a dirci? Pensavo che magari dopo aver sconfitto Mitra ci dicesse: "Oh, me coglioni!" Chissà se abbiamo sconfiggendo Mitra possiamo... No. Della fossa del drago. Un po'. Letteralmente esploso. È un po'. Fondo della fossa del drago. Fossa del drago. Perché siamo sotto la casa della... della comunione draconica. Ah no, ok. Questo è un altro livello, è un livello diverso. Io voglio partire di nuovo un attimo dai boschi abissali e voglio esplorare un'altra parte, perché voglio capire se ci siamo persi qualcosa indietro. E mi ha crashato il gioco. Così. Secondo me è stata la fiamma della frenesia. Un secondo, ragazzi. Secondo me è stata la fiamma della frenesia che mi ha preso. Nel frattempo ho acceso l'acqua, così subito dopo sono pronto per cibarmi, anche perché tra una ventina di minuti vi devo... No, non sto giocando da PS5, io sto giocando da PC. Quindi sì. Purtroppo. Ma penso che d'ora in poi la maggior parte dei giochi li giocherò su PS5 o su Xbox, dipende dal gioco. Scusi? Perché lei non si avvia? Eppure si era avviato. Avevo fatto inizializzazione del gioco e poi semplicemente si è spento. Comunque, devo ammettere che quel boss non era difficilissimo, ma mi faceva un sacco di danni. Quindi... Allora, secondo me c'è qualcosa che ci siamo persi qua dentro. Però penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro di esplorazione. Devo solo capire da qui dove posso proseguire. Perché io voglio capire se si può raggiungere la costa, la parte sotto, dove vedevamo dall'alto. Penso che si possa raggiungere, ma ancora non ho capito dove si può raggiungere. Penso che di lore ha poco questo DLC. In realtà non è vero. Non è affatto vero. Non capisco perché dice che di lore ha poco. In realtà ha tanto di lore. O meglio, ti chiariscono molte cose di... Alcune cose di quello che... Che... Allora, posso dirti, innanzitutto si capisce l'origine di Marika. Non dico niente, Si capisce l'origine di Marika, si capisce Mesmer, i legami tra Mesmer e Marika, la questione della del perché Mesmer si trova qui. Ma quello è un po' sempre come i vari giochi From. In realtà, secondo me, di cose lore interessanti ci sono. No.
Se vuoi ti dico che parentela c'è con Marika. Non dico niente. Eh sì, allora se l'ha detto nel trailer, se nel trailer sì. Mi sembra che comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro a livello di esplorazione. Esatto. Lui odia i Tarnished. Odia i senza luce. Infatti quando ci ha detto, quando l'abbiamo incontrato, ci ha detto una cosa in particolare. Esatto, fatti cazzi tua. Tanto io ci sono diventato. Te stai qua in sto posto di merda. Allora, credo che abbiamo veramente fatto un ottimo lavoro a livello di esplorazione. Ma se non sbaglio dovrebbe essere il luogo dove abbiamo ucciso i culi facce da culo. Esatto. Va bene, allora direi retro del forte del reprimende. Un attimo qua. Vedete se si può arrivare alla casetta del drago da qua. Io voglio capire però come arrivare sulla costa. Non ho la più pallida idea di come si arriva sulla costa. Porte del Reprimende. Poi un nome di merda per un luogo. Sì, no, qua possiamo passare da solco a sud. La casetta in Canada. Possiamo passare a sud, cioè da qua. Io ho un conto in sospeso con qualcuno qua sotto, ma non voglio farlo perché sono sicuro che mi ammazza male. Ah, tra l'altro dobbiamo rimetterci il... questo. Salva. Allora... un po'. Dobbiamo stare attenti perché sennò ci massacrano malissimo. Che quasi penso che si muoia. Voglio solo vedere se si può raggiungere la casetta. In teoria sta qua sotto. E dite, se morirà qua sotto? Saltando, provando a saltare. Non abbiamo... secondo me moriamo male, vabbè. Ah no! Ok, che culo! Abbiamo preso la fonte spiritica! Eccola la casa. Mammo, noi non possiamo scendere da qua. O sì. Ma penso che non possiamo scendere. Ah, se non sbaglio, per arrivare qua sotto, dalla croce del sentiero di Tiollier, dobbiamo scendere giù per ritornare alla casetta piccolina in Canada, quella distrutta e legata alla questione del drago. Oh. Messaggio da Leda? Dane riferisce un messaggio. L'albero sigillo ci attende nell'antica rovina di Rau.
Si trova oltre il ponte accessibile al piano terra del magazzino. Ci rivedremo la torre quando il sigillo ombra si sarà dissolto. Ok. C'hai qualcosa da dire, ti ho lì, Cosa vorrei dirti? Sono diretto a sud. Sono venuto un episodio raccontatomi da Sir Moore. La costa meridionale sboccia nell'inferno di viola intenso. Forse il luogo di Santa Trina è stato abbandonato al suo destino. Ok, quindi lui si sta dirigendo a sud. Produce un veleno mortale. Alcune tecniche di profumeria prevedono l'uso di un veleno. Un altro scoperto di residuo allo studio fino alla maestria. Questo lo voglio comprare. Per questione di lore. Lui è alla ricerca di Santa Trina. Considera chiedere se dovresti necessitare di avere altro veleno. Quindi lui vuole andare. Esatto, a sud. Però come cazzo lo raggiungiamo il sud? Scatola frammentata. Ma mi ricordo come cazzo si arrivava qua. Non mi ricordo veramente come si arrivasse qua sotto. No, boschi abissali, no. Curio dell'anziano. Rovine della forgia dell'antico meteorite. Mi pare da qua, camera sul fiume Ellac. Sì, la camera sul fiume Ellac, tornando indietro. Se non sbaglio dovremmo essere sotto, sì. Se non sbaglio era questo il percorso per arrivare da dietro da qua. E da qua usciamo. Qua sopra ci dovrebbe essere un fiorellino, ma noi lo ignoriamo e torniamo su. Oh, veramente mi chiedo come cazzo si raggiunge la costa. Voglio seguire la strada verso la costa. Voglio andare anch'io alla ricerca di Santa Trina. Però prima raggiunge allora prima sì, voglio raggiungere un attimo la capanna, tanto comunque non penso che la troveremo oggi la strada verso la costa, visto che ma ci vediamo domani sera ci sarà un'esplorazione più lunga e attenta. Allora, abbiamo raggiunto il Tugurio. Allora, per il drago di Ranno bruciano ancora le due ferite. La furia è ancora il culmine. Presto semina comunque distruzione. I suggi presuntuosi s'accenti tutti, senza risparmio di alcuni di questi arroganti. Lui è legato a una quest. Allora, proviamo a utilizzare qualche... Allora, anello di Michella. No. O madre, proviamo a usare un madre. No. Drago e poi offri campione. Qua se non sbaglio devo gesticolare. Devo richiamare il drago. Mi dà l'impressione. Aspetta. Senti.
Vediamo un po'. Era puntare il dito. Un po'. Indica in alto, vediamo un po'. No. Puntamelo tutto. Assegna, cenno di invito forse. Accoglienza calorosa. Ah, proviamo tutti. Proviamo tutti quelli che ci abbiamo. Poi proviamo quelli che nuovi. Preghiera, estasi, ordine interno, due dita, supplica di pietà. Sapienza, vediamo un po'. No. Fuoco dammi la forza. Qualcosa che deve attirare l'arroganza. Cosa vuoi? Come desideri, Montegrazia, riverenza, inchino reverenziale, inchino educato, vinca il migliore, urlo di incitamento. Esatto. Zoom. Piroletta elaborata, ma che cazzo, bellissimo. Salto di gioia, ce n'è invito, saluto formato. Ce invito, no, l'abbiamo già fatto. Complimenti, forza. Esatto. Aspetta, indica in basso, indica avanti. Non lo so. Forse non devo fare niente. Forse mi sta semplicemente dicendo di andare al picco del drago. No, no, qua, qua si muore. Qua sotto c'è i boschi abissali. E va bene, ragazzi. Visioni di Beatrice, bellissimo. Io l'unica cosa che voglio fare prima di salutarci è andare un secondo qua alla Piana dei Sepolcri e andare a vedere dalla cascata, cercare di capire da dove si arriva da, scusate, al bordo, cercare di vedere, di capire da dove si arriva laggiù. Ma proprio giusto per dedicarvi questi ultimi 5 minuti insieme. Ah, qua c'è tutta la parte in basso. Oh no, c'è un altro di quei cosi. Oh no. Oh no. Allora, lui Teolier sta cercando di arrivare qua sotto. Esatto, insieme all'amore della merla ancestrale. Qua si arriva, non si arriva dall'alto sicuramente. Qua si servirà sicuramente trovare una strada alternativa dal basso. Ma dove? Ce n'è un altro là sotto. No, l'alle. Vabbè, dovevamo arrivare là sotto, no? Ci siamo arrivati con lo spirito. Tacci mia. No, là sotto devo assolutamente arrivare, ragazzi. Sarà il prossimo, la prossima area che voglio esplorare. Però dobbiamo trovare il modo di giungere qua giù. Che secondo me qua sotto vivremo esperienze mirabolanti. Andiamo a vedere un attimo. E laggiù si va verso la parte.
sembra ci sia una sorta di passaggio. Questa è la chiesa. Avanti, drago. A dove? Ah, sì, sì, il drago quello là sotto. Che bello. Mulino di vento. Visioni di magnifico. Qua probabilmente si arriverà qua. Sicuramente c'è un passaggio da qua. Non abbiamo visto. Vediamo un po'. Ehi. Ehi. Ah, nemico. Ehi, ehi. Mi sa da... Ho la sensazione che qui si potrebbe arrivare, sapete da dove? Dal picco del drago. Cioè dalla fossa del drago. E noi ce l'abbiamo la grazia fuori dalla fossa del drago. Noi la prima volta non ci siamo andati proprio perché volevamo esplorare da un'altra parte. Cioè, ah, ma qua sì, qua abbiamo esplorato. Credo che qua si arrivi dalla fossa del drago. Ma sembra che ci si possa arrivare, in realtà si muore malissimo. Cosa ci scommettete? Io purtroppo non ho pietre. Non ho pietre che mi possono permettere di capire se... Vedete, non le posso creare. Per proprio frammenti di rovina. No, ma qua sicuro si arriva dalla fossa del drago. Perché questo è il sopra della fossa, e quello è l'uscita della fossa del drago. Quindi secondo me girando di là si arriva sotto. Quindi abbiamo una direzione, ragazzi. Non è la fessa. Esatto. Andiamo alla fessa del drago. La fessa della draga. E poi riprendiamo qui direttamente domani sera. Mi raccomando, ragazzi, non mancate. Domani sera sarà un'esplorazione incredibile. Sediamo alla grazia. Leggermente confusionare la mappa. È abbastanza, ma se inizi a capire come funziona, dopo un po' ci arrivi. No, ma mi sembrava quella che fosse uscita. Abbiamo una direzione da cui partire. Quindi vediamo di riuscire a trovare l'uscita. Però per me è arrivato il momento di salutarvi, ragazzi. E purtroppo il lavoro chiama. E anche il cibo prima di lavorare. E noi ci vediamo. Quale attività impropria, scusa? È stata rivelata un'attività impropria. Ci vediamo domani. Domani sera. Domani pomeriggio, tardi sera. Adesso ci prepariamo per raidino, vediamo un po' chi andiamo a raidare. Ciao Sellina, sei arrivata proprio al momento in cui sto staccando. Purtroppo. Lo so. Però abbiamo sconfitto Mitra. Abbiamo esplorato gli abissi. E domani sera, se ci sei, andiamo alla ricerca del modo in cui raggiungere la costa. Andiamo a fare un raidino d'Alex. Io ancora non ci sono arrivata lì. Dove? Alla costa o agli abissi? No, gli abissi sì, per forza, l'hai fatti. Oh, scusa. Ragazzi, noi ci vediamo domani sera. Mi raccomando, vi aggiornerò bene sull'orario. Io vi adoro, siete magnifici, ma per me è ora di andare a mangiare. Ci vediamo domani, ragazzi. Non mancate.